Ma ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio trattare con voi un tema che avrei dovuto trattare praticamente qualche mese fa, però per impegni tra università e altri lavori eccetera non ho più avuto modo di farci un video apposito, quindi anche se ora è marzo, però nelle mie zone fa veramente veramente freddo. E voglio comunque spendere due parole sul rimessaggio delle nostre attrezzature a motore, le quali devono essere sottoposte ad una procedura semplice, però fatta nel modo corretto per garantire alla macchina, nel momento in cui andiamo a riprenderla per fare ad esempio un lavoro, di partire, non darci problemi sul fatto della carburazione e altre cose. E quindi ora vi spiego un po' quali sono i step necessari, perché quando andiamo a riprendere ad esempio le nostre attrezzature come o la motosega o il decespugliatore nella stagione successiva non ripartono, e poi andiamo a fare tutta quanta la rimessaggio e manutenzione. Quindi godetevi il video e ora vi avvicino e vi spiego un po'. Mi siedo qui e vi faccio qualche esempio sul perché le nostre attrezzature non ripartano nella stagione successiva, quando le andiamo a prendere e poi rimettere in moto. Come ben sapete, le attrezzature a motore molto spesso hanno il carburatore che funziona con un sistema di membrane, che sono queste parti qui. E queste membrane fanno in modo tale da far passare il giusto flusso di benzina, però hanno la particolarità di essere veramente morbide, e se stanno troppo a contatto con la benzina, per troppo tempo poi ferme, si seccano, non fanno passare la benzina, si intasa. E uno cosa fa? Una volta riprese va a tirare l'aria e non mi parte, e molto spesso poi si utilizzano dei decespugliatori sotto marca, e poi talvolta si buttano via oppure si lasciano lì in disparte, però il problema è una membrana e vale la pena sostituirle, oppure se non le volete sostituire ogni anno, seguite questa procedura che è veramente semplice, che ha la funzione proprio di aumentare la vita di queste piccoline qui, e sono poi quelle che fanno girare al meglio il nostro motore. Io consiglio vivamente di tenere, se avete attrezzature ad esempio a motore, motoseghe, decespugliatori, un kit di membrane che poi viene fornito di membrane, spillo, guarnizioni e altre cose che poi su Amazon si trova veramente a pochi euro. E magari vi lascio un link qui in descrizione per un set diciamo universale che va bene più o meno su tutti i decespugliatori e motoseghe. Però naturalmente se volete il prodotto giusto per il vostro modello e marca, dovete andare nei rivenditori autorizzati proprio di quella marca o di quel modello. Io ad esempio ho un Zenoa di quale ho fatto la recensione, andate a vedere qui in alto a destra, e quindi niente, adesso vi faccio vedere come si fa il rimessaggio invernale in questo caso il decespugliatore, e niente, iniziamo. Generalmente smonto tutta la protezione qui, quindi candela, per dargli una soffiata anche al cilindro, alla testina qui, dato che ci sono le prese d'aria, e poi si sporca molto sia a livello dello scarico sia a livello proprio anche del serbatoio e tutto quanto. Questo devo dire che è
all'incirca un anno che ce l'ho, e facendo questa cosa, diciamo, una pulizia generale 2-3 mesi, ogni 2-3 mesi mi si mantiene sempre bene. Qui naturalmente si è sfrisciata un po' la plastica, ma questa non è un problema. Quindi ora io levo tutta la produzione questa qui e do una bella soffiata col compressore. Ho pulito ora tutta la parte, diciamo quella del motore, e ho rimosso, come avete visto, tutta la parte questa qui, superiore, data una bella soffiata generale. Ho dato anche una pulita alla candela. Ora la vado a rimontare e passiamo al prossimo step. Perfetto, ora qui ce n'era veramente poca di miscela perché l'avevo utilizzata quasi tutta l'ultima volta. E comunque è molto importante fare questa procedura qui. Siamo arrivati allo step fondamentale, che è quello di accendere la nostra macchina per far consumare tutta la benzina che c'è all'interno, in modo tale poi da preservare le membrane, quelle piccole parti di gomma, quindi non farle restare a contatto, non farle, diciamo così, seccare. Ora il motore si è spento, quindi ha consumato tutta la benzina e la miscela che era in circolo. E quindi ora è pronto per andare naturalmente ad essere riposto. Io ora magari do giusto una lubrificata lì alla coppia conica con il grasso, questo qui, della Shindaiwa, e ora non so nemmeno come pronunciarlo. Io avrei concluso. Vi invito naturalmente ad iscrivervi al canale, se il contenuto vi è piaciuto e lo avete trovato interessante, mettete un bel like, commentate, insomma, le solite cose. Vi lascio qui sotto in descrizione il link per comprare eventualmente il kit delle membrane, magari vi lascio anche il grasso per la coppia conica, e direi che noi ci possiamo vedere ad un prossimo video. Ciao belli!